benvenute a questa edizione del Freelance Camping. Ce l'abbiamo fatta. Cristiano? Adesso fa finta di niente, ma lo sapeva, vero? In effetti, per me, una persona perfezionista, il lockdown ha fornito una serie di regali. L'educazione alla bellezza è proprio un allenamento che noi possiamo fare e dobbiamo fare, e può non essere immediato farlo, soprattutto se facciamo tutt'altro nella vita. Se c'è qualcuno che ha difficoltà a sentire le parole femminismo, questioni di genere, così c'è il bar, fanno anche i cocktail, ormai è ora. Adesso è arrivato il momento del Networking Corner. Abbiamo 6 temi: spazi di lavoro, coordinato da Max Carraro e Nadia Panato. Soldi è coordinato da Carlotta Cabiati e Michela Calculli. Benessere è coordinato da Fabiana Palue e Monia Deriva. Organizzazione del team in smart working, coordinati e organizzati da Chiara Battaglioni e Piero Tagliapietra. C'è l'angolo nerd, Laura Sacco e Angelo Ghigi. E infine avremo un gruppo dedicato ai volontari, più o meno volontari, che organizzeranno i freelance camp locali. Staccatevi dal Networking Corner, rientrate. È la classica storia di un bambino freelance a Palermo negli anni 80, ho anche la diapositiva. Tendenzialmente il freelance ha un'emozione sola, che è l'ansia. Antonella e Pietro sono in due i lati diversi dell'isola e Pietro è stato sedotto dalla single Jessica. Antonella si è sentita lievemente cornuta. Vanno sul sito per comprarsi un ebook e gli chiede il codice fiscale. I compagni avevano la zia italiana, l'hanno chiamata e ha detto: scusa, mi dai il tuo codice fiscale, la poveretta, oddio. Non faccio solo la valletta, ebbene sì. Da parecchi anni marketing e tecnologia in realtà si intrecciano pesantemente. Basta così. Taglio via tutta la fine. La Kate Blanchett ha sdoganato la mascherina chirurgica. Io sdogano l'abbinamento preservativo del microfono col vestito. Chi di voi si sentirebbe il prossimo weekend di scalare il Monviso? Bravi, due giovani atleti. Siete allenati? No. Siete solo incoscienti. Abbiamo un microfono, non abbiamo paura di usarlo, quindi datemi l'audio. Da un lavoro nel pubblico sono passata a un tour operator per l'Africa. Abbiamo il fatturato, abbiamo le tasse, il profitto che noi decidiamo di avere, uguale le spese che posso permettermi di fare durante l'anno per la mia attività. Sono di nuovo qua. Oggi vi parlo del lockdown. Probabilmente di tutto questo vi portate a casa come sono nati loro, perché vi ho dato qualcosa con cui immedesimarvi. In italiano si parla di conciliazione vita-lavoro, e quando parliamo di conciliazione vuol dire che da qualche parte c'è un conflitto. Io mi rendo conto che il tema privacy è un po' inquietante, quindi partiamo dal presupposto che lo so, ci tocca. E costruire un'identità di brand è un po' come costruire un edificio, servono delle fondamenta solide. Ogni anno, diciamo, è l'edizione più bella di sempre. Questa sicuramente è una delle edizioni più strane di sempre. Io l'ho trovata un'edizione molto bella. E vi aspettiamo al prossimo Zoom Club, vi aspettiamo alla prossima edizione del Freelance Camp. Grazie.